Gentili omaggi, bentornati sul canale di Oltre Milan e oggi parliamo di mercato, oggi per quanto ci risulta, fonte Sky, il Milan è vicino al riscatto di Pietro Pellegri per una cifra di 4 milioni, quindi serve uno sconto. Se non sbaglio doveva essere tipo 7 milioni o 6 milioni di riscatto, ma comunque poco ci importa, perché tanti i soldi non sono i miei, quindi chi se ne frega, no, però. E quindi verrà riscattato per 4 milioni, quindi con uno sconto. Operazione che ha lasciato un po' sorpresi, magari all'inizio, noi milanisti, il tifo milanista, un giocatore che ha sorpreso, ecco, per la sua grande intervista. Chi dimentica è complice quando gli fece la domanda, dice: no, scusami, non ho capito. Adesso non mi ricordo che tipo Pellegati mi ha fatto tipo la domanda delle sue quelle filosofiche, cosa casa, una cosa c'era a casa, secondo me, come parola, e lui fa: no, scusa, non ho capito. Bellissima, bellissima. Quindi solo per quello, guarda, va riscattato, ma bisogna fargli un'altra intervista, cioè come se fosse un nuovo calciatore, tipo Bakayoko, che ne ha fatte due. Quindi, cosa dire? Secondo me, ecco, ho letto un attimino sui social che tanti, tanti tifosi milanisti sono delusi da questa operazione, no? Noi aspettavamo il difensore, ci arriva l'attaccante, che tra l'altro uno strismo, perché ci serve il difensore, si compra il terzo attaccante, quarto, se seconda anche Rebic, però in realtà è un'operazione molto sensata, molto sensata. Dico subito che per me Pellegri, lo dico, non riuscirà mai a fare, diciamo, l'attaccante titolare del Milan in sua carriera. La sparo così. Me lo auguro, cioè mi auguro che diventi così forte da poter giocare titolare nel Milan, ma credo che abbia troppi, troppi limiti fisici. Mi dispiace molto per il ragazzo, ci mancherebbe, però credo che i suoi limiti fisici gli impediscano di trovare, diciamo, una continuità di allenamento più che di prestazioni, no? E quindi una continuità di allenamento che poi è quello che ti porta a migliorare. Quindi lui resterà un giocatore insomma, di livello, ma di livello per squadre diciamo di media-bassa Serie A. Secondo me farà un pochettino fatica a migliorarsi. Questa è la mia previsione, che ovviamente spero che sia sbagliata, ci mancherebbe. Ma proprio per questo io non ero contento del prestito di Pellegrini, perché non ci serve un giocatore del genere, secondo me, no? Soprattutto quest'anno, poi andava riscattato, non si sapeva, eccetera. Mentre invece apprezzo moltissimo questo riscatto qui, anticipato gennaio, perché ci permette di prendere un prezzo più basso, che comunque poi è facilmente rivendibile, adesso speriamo, ma comunque dovrebbe essere. Tra l'altro, dai anche un'idea di contare sul giocatore, di puntare sul giocatore, che è ottima. Cioè, secondo me lui può trovare grande fiducia dal fatto che comunque venga riscattato da una squadra come il Milan, che ha fatto la Champions League l'anno scorso, ecco, diciamo così. E quindi, secondo me, è un'ottima cosa. Poi lo si dà in prestito. Certo, la Serie A è un campionato che magari, oddio, conosce meglio, cioè l'Italia è un paese che conosce meglio. E lo si dà in prestito, ecco, secondo me, diciamo, il prestito al Genoa poteva avere un senso, anche se, vista com'è la situazione, che insomma non mi sembra proprio il massimo della serenità per un calciatore adesso andare al Genoa, dove appunto questo ragazzo che è del 2001, quindi molto giovane ancora, ha bisogno di essere tranquillo, di avere un allenatore stabile, che giochi in un certo modo, eccetera. Invece qui adesso non si sa chi sarà il prossimo allenatore, insomma, è un po' difficile con la nuova proprietà e tutto. Sono contento che vada al Torino, da Juric, un allenatore forte, fortissimo. Juric è un allenatore fortissimo, non è forte, è fortissimo Juric. E io sono assolutamente, sono contento, credo che comunque lo possa anche sistemare un pochettino dal punto di vista fisico, diciamo, magari si va per stare il Gatorade da Gasperini, no, però credo che anche dal punto di vista fisico possa rimettere in piedi questo calciatore. E quindi io mi trovo molto, molto d'accordo con questa versione. Mi è piaciuto anche il fatto che non fosse il difensore, quindi ti lascio un attimo questa storta al cervello, ma comunque come cosa ci sta. Poi alla fine, secondo me, noi con Ibra, Giroud
Rebic nel caso dovremmo essere a posto, anche perché Pellegrini non è mai stata un'alternativa per i suoi problemi fisici, purtroppo. Ci dispiace molto sta cosa. Spero che però, ecco, in Torino-Milan, o Milan-Torino, non mi ricordo, non segni. Ecco, speriamo, speriamo, perché sennò lì, veramente, questi 4 milioni mi fanno veramente... No, vabbè. Poi, c'è anche un'altra notizia, che vabbè, in realtà non è nulla di che. C'è semplicemente stato visto Alexis Almakers uscire da casa Milan. E quindi, vabbè, chi se ne frega, c'è chi ha detto, oddio, no, lo vedono, eccetera. Ma devo dirvi la verità. Purtroppo sono stato colto così nella notte, in una notte turbolenta, bam. Sono stato preso da questa idea che non riesco a togliermi dalla testa, che mi fa soffrire, perché Salmakers è uno dei miei calciatori preferiti nella rosa del Milan, se non il mio preferito, mi sta molto simpatico, anche se non mi è piaciuto come si è comprato con Sarri, però vabbè. Ma ho avuto una rivelazione in sogno che... Non posso più tenermi dentro. Cioè, secondo me, Salamakers va venduto purtroppo. E lo dico veramente con grande dispiacere, lo dico con grande dispiacere, perché se tu imposti un'operazione di mercato in cui riscatti sia Messias che Florenzi, secondo me, a destra ci servirebbe un upgrade. E l'upgrade potrebbe arrivare sostanzialmente o lasciando andare Messias o Salamakers. A parte che vabbè, vi ho già spoilerato perché, vabbè, l'ho detto al contrario, però se riscatti Messias ci sta. Ma essendo che uno, i compiti secondo me di Salamakers, che offensivamente è più rapido, ha più spunto, ma possono essere sempre supplenti da Florenzi, mentre invece quelli di Messias no, quindi Florenzi può fare il Salmakers, anche se non con quelle doti lì, siamo d'accordo, ma non può fare il Messias. E poi, inoltre, il fatto che io, per quanto sia uno dei miei preferiti, Salmakers, nelle partite che contano, partite un po' più in cui bisogna giocare meglio, eccetera, metto sempre Messias. Secondo me, non gli serve un giocatore forte, forte sulla destra. E secondo me, quindi, se devi fare un upgrade ai due giocatori che io non reputo di pari livello, cioè reputo Messias un po' più forte di Salamakers, se io voglio arrivare qua a fare un altro upgrade, non ha senso togliermi questo calciatore e tenermi quello, tra virgolette, un pochettino più scarso e prendere uno forte forte che c'è un gap che vabbè, l'importante è questo qui forte, ma per me ha molto più senso migliorare di grado in grado e quindi tenermi come riserva quello che da me faceva il titolare e vendere quello che faceva la riserva l'anno scorso. E per comprarmi un nuovo titolare, ecco, spero di essermi spiegato bene, ecco. Sto pensando se riesca a fa possa fare degli esempi col Milan. No, non me ne vengono in mente, forse sì, il concetto che magari abbiamo avuto in difesa, ma nemmeno così tanto, ecco. Però questo è il motivo per cui io, francamente, Salamakers... Cioè, mi dispiace tantissimo, però ci potremmo fare anche una bella plusvalenza. Secondo me, purtroppo, è proprio da vendere con grande dolore. Mi dispiacerebbe tantissimo, non a gennaio, quest'estate, però se ci pensiamo, avere un'ala destra forte, 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 stile Leao, un Messias, e poi comunque hai Florenzi che se riscatti, che comunque devo fare l'esterno alto destro. Secondo me è l'opzione migliore, mi dispiace molto, però vedete, tra l'altro, vedete una cosa, molte volte si criticano i calciatori che vanno, fanno altre scelte, vanno in altre squadre, eccetera. Ecco, noi tifosi siamo i primi stronzi, cioè io lo sono, non ci mancherebbe, però vedete, no, perché conta il Milan e quindi con i dovuti modi, non è che sto dicendo che allora uno deve andare via, non rinnovare il contratto, tutte queste cose qua, però capisco, così come capisco che un calciatore voglia andare ad altre parti. Però anche noi a volte siamo un pochettino spietati con i giocatori, anche se li vogliamo avere. Tra l'altro finisco con auguri a Samu Castiglieco, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un caro Abruzzo.